La cultura 24 ore su 24, l'assessore alla cultura è in una bancarella con dei libri. Quindi testimoniamo, assessore alla cultura, bancarella con libri, assieme al fidanzato. Maria Luisa Ollio, buonasera, come procede la serata? Benissimo, come hai potuto vedere siamo felicissimi della gente che c'è e dell'ordine anche, se hai notato, ringraziando, non ci sono state nessun problema, contenti per come sta riuscendo l'organizzazione e la serata e ringraziamo tutti per aver partecipato alla serata. Possiamo portare la testimonianza di chi abbiamo intervistato che dice Bova Marina ha fatto un cambio di rotta radicale, si vede, ne è contento anche il sindaco perché tutti hanno avuto parole d'elogio nei confronti dell'amministrazione di cui tu fai parte. Quali altre iniziative avete in programma? Allora, vabbè, come già saprai, abbiamo detto che la settimana prossima sarà dedicata una serata ai poeti, la seconda serata ai poeti in piazza, e il 19 il memorial del professore Crupi, il 23 al parco archeologico ci sarà la conferenza conclusiva del progetto Georgios, il 25 abbiamo l'ultima serata di poeti in piazza con il premio Pelle da assegnare alla carriera, e domani sabato sera la presentazione della squadra, credo, se non mi sbaglio. Sì, ci sarà uno spettacolo musicale. Questo per questa settimana. Insomma, poi nei mesi che verranno ci saranno ancora tante cose. Sì, lavoreremo per fare in modo che anche durante la stagione non estiva ci siano comunque degli eventi, delle programmazioni per far partecipare giovani e meno giovani di Bova Marina. Già da settembre stiamo pensando ad un progetto nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie per la raccolta della nettezza urbana. Probabilmente faremo anche un bando per reclutare dei volontari per il parco archeologico e lavoriamo per cercare di migliorare il nostro paese. Quindi una città che torna all'ecologia, ma soprattutto che torna all'ambizione della cultura, quindi Bova Marina, città di cultura. Sì, Bova Marina che è città di cultura, perché a Bova Marina c'è passato un sacco di cultura diversa e ha lasciato l'impronta, e quindi noi dobbiamo cercare di riscoprire le nostre origini, riscoprire le varie culture che dal nostro territorio sono passate e che quindi hanno lasciato delle tracce. Quindi a proposito di cultura la lasciamo tornare al suo shopping culturale. Grazie Assessore Maria Luisa Ollio, un saluto ai nostri telespettatori. Grazie, grazie a voi, buona serata.